Solo ecco, una riflessione sulla storia di Assisi che è davvero particolare. Quando io nel 2011 ho inaugurato, ma insieme a tutta una serie della diocesi, il comune, un museo della memoria che racconta la storia degli ebrei salvati in Assisi, oltre 300 ebrei nascosti nelle clausure salvati. Qualcuno mi disse, guarda, che forse che più chiamarlo museo della memoria lo dovremmo chiamare museo dei giusti, perché in questa esposizione appunto fatta di foto, di documenti, si racconta la storia di tutta una rete, un'organizzazione che faceva capo al vescovo di allora, ma con altri, con laici, con persone comuni, con il ciclista Bartali, che avrete sicuramente sentito la sua collaborazione in questo, dice qui dovremmo chiamarlo effettivamente la storia di un museo dei giusti. E da lì poi il passaggio successivo, grazie ad alcune persone che hanno collaborato insieme a me alla conoscenza di Garino e poi alla creazione, all'inaugurazione del nostro Giardino dei Giusti, che in Assisi un po' questa città particolare, un po' un santuario a cielo aperto, abbiamo individuato nel Vescovado di Assisi. Ecco, la riflessione che volevo fare, che vorrei porre l'attenzione, proprio perché forse più tardi dovrò scappare, era questa. Oggi abbiamo visto il passato, ma stiamo riflettendo sul presente. Io che nella vita faccio un lavoro, che faccio una giornalista, questa del giardino e del museo è solo una passione, mi domando, forse nel concetto, ecco, di responsabilità, soprattutto noi operatori della comunicazione, dovremmo incominciare a parlare del bene più che oltre che del male. Nel giornalismo c'è il cosiddetto, una formazione, le 5 S, si parla di sangue, di soldi, di sesso, di salute. Però ecco, quindi la notizia la fa il male. Invece forse se noi cominciamo a parlare del bene e di chi lo fa, questo sicuramente può essere di esempio, anche perché, non so a voi, ma a me che faccio questo mestiere, il droghiere piuttosto che il fruttivendolo mi dice, guarda, il giornale non si legge più, perché ci sono solo cose brutte, raccontate solo cose brutte. Forse è il tempo che incominciamo a parlare di bene e di bello. Grazie.